Al capitano Massimo Donati. Massimo, intanto hai sentito Gil? No, l'ho sentito subito dopo che è andato a Bologna e niente, era contento che era andato lì e niente, gli ho fatto in bocca al lupo e basta. E lui ti ha fatto il passaggio di consegne, perché insomma questo è molto importante dal punto di vista simbolico. Ma no, sinceramente no, perché non si sapeva ancora che il mister avrebbe scelto me come capitano, di conseguenza non l'ha fatto, però alla fine è stata una piacevole sorpresa per me, un attestato di stima e delle responsabilità che mi ha dato e che voglio prendermi pure. Diciamo che questo ti lega di più al Bari, a questa maglia, lo eri già, però insomma adesso sì. Ma guarda, io sono sempre rimasto legato al Bari, perché alla fine, anche nonostante la stagione passata sia stata negativa, io mi sento molto legato sia alla società, sia alla città che ai tifosi, anche se ci sono stati problemi con una parte di questi. La mia stima per loro non è mai mancata, di conseguenza mi sento ancora di più legato. Massimo, il giudizio del capitano su quello che adesso dovrebbe accadere a Bari dal punto di vista anche dei tifosi, che un po' hanno rumoreggiato, dai, giustamente, perché comunque la delusione è stata tanta, però con questo mister così energico, così aggressivo, penso che sia davvero l'uomo giusto, non è retorica? No, non è retorica, è quello che serviva. È un allenatore che ha le idee chiare, sa quello che vuole e sa cosa vuole e pretende dai giocatori. Di conseguenza l'abbiamo già capito, adesso bisogna solo metterlo in pratica e non è semplice perché sono tante le richieste dell'allenatore, però alla fine il gruppo mi sembra sano, unito e ci sono tutte le intenzioni per far bene. Quindi l'obiettivo è il massimo, quello di recuperare subito la Serie A, perché Bari, la società e i tifosi meritano. C'è passione, c'è molto tifo, di conseguenza cercheremo sicuramente di raggiungerlo. Quindi è così che salutiamo i tifosi a casa? Sì, salutiamo così e daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo.